Cari colleghi, cari signori e signore, innanzitutto vorrei ringraziare gli organizzatori di questo convegno internazionale, il professor Matteo Sanfilippo, il professor Gaetano Catania e il professor Peter Cuscior, che è anche mio capo nel gruppo di ricerca BioMoshPakumi, per avermi invitato come relatrice. È la prima volta che parlo in italiano in uno simposio internazionale. Per questo vi chiedo di scusare i miei errori in questa lingua. Circa un anno fa, quando si iniziava ad organizzare questo convegno, ho pensato che il soggetto della mia reazione sarà il procuratore generale francescani per l'Ungheria nel Novecento. Ma questo era un primo approccio. Sarebbe stato troppo verso tutte le fonti relative, anche perché nessuno prima di lei si è occupato dei procuratori generali francescani che hanno lavorato in favore degli ungheresi nel XX secolo. Per questo ho deciso di trattare al convegno di oggi un periodo più breve e concreto, il periodo dopo il trattato del Trianon, particolarmente il periodo tra 1920 e 1925. Prima di passare all'argomento, ritengo importante presentare chi erano questi procuratori generali, qual era il loro ruolo o funzione, poi fornire una panoramica del materiale studiato. In seguito parlerò della struttura e degli affari dell'ordine dei frati minori in Ungheria, portando qualche esempio. Prima di tutto, chi erano i procuratori generali e qual era il loro compito o il loro ruolo? Il procuratore generale è un ufficio nell'ordine dei frati minori che sorge attorno al 200. Il capitolo del 379 stabilì che il procuratore fosse nominato dal ministro generale. Nel periodo che esaminerò, i procuratori sono stati invece eletti dal capitolo generale. Quest'ultimo è formato dai delegati della singola provincia che si radunavano ogni 6 anni. Ma qual era la funzione del procuratore generale? Brevemente, esso rappresenta gli interessi dell'ordine dei frati minori presso la Santa Sede. Più dettagliatamente, come si può vedere dalle fonti, il suo compito è di curare le pratiche giuridiche tra i frati minori e la Santa Sede, per esempio ottenendo la dispensa dai voti semplici o la laicizzazione, la dispensa dell'età canonica, l'autorizzazione di certe spese o la gestione o la gestione del denaro, l'accettazione della parrocchia, e spesso il procuratore generale sostituiva anche il ministro generale, ma quest'ultimo non era a Roma. Nel periodo esaminato c'erano nell'ufficio 3 procuratori generali: Bernardino Pumpe dal 1912 al 1921, Callisto Zuppotti dal 1921 al 1923 e Luigi Sousa dal 1923 al 1927. Il primo è nato ad Amsterdam nella diocesi di Haarlem nel 1864, ha preso l'abito dei francescani quando aveva 18 anni, professa i voti semplici un anno dopo, nel 1883, i voti solenni nel 1886. I superiori, notando il talento del giovane, lo hanno mandato a Roma, nel Cenobio di Sant'Isidoro, per studiare filosofia e teologia. Fu ordinato sacerdote nella Basilica Papale San Giovanni in Laterano a Roma nel 1888. Dopo aver ottenuto un dottorato in filosofia e teologia, è ritornato in Olanda ed ha incominciato ad insegnare questa scienza ai Giovanni Chierici. Nel frattempo è stato scelto anche come definitore provinciale. Lui è diventato un eccellente conoscitore del diritto canonico e per questo Papa Pio X
lo ha invitato a diventare membro della commissione pontificia per la codificazione del diritto canonico. Il suo superiore, il ministro generale Luigi Laue, lo ha mandato a Roma, dove svolgeva l'incarico di lettore di diritto canonico nel Collegio Antoniano e di presidente del Collegio dal 1898 al 1901 e dal 1904 al 1915. Nel 1909 fu eletto come uno dei definitori generali dell'Ordine dei Frati Minori. Finalmente nel 1915 fu creato dal capitolo procuratore generale dell'Ordine. Sei anni più tardi, nel 1921, è diventato ministro generale dell'Ordine e tenne questa carica fino al 1927. Morì nel 1931. Sui suoi successori nell'ufficio sono riuscita a trovare meno informazioni. Callisto Zuccotti è nato nel 1869 a Basaluzzo in Italia. Vesti dell'abito del frate Miuri in tenerissima età nel 1884. Dopo un anno emesse i voti semplici e aveva sempre solo 20 anni quando si impegnò per sempre nell'ordine dei frati Miuri. Fu ordinato sacerdote nel 1892. Insegnò teologia nel convento di Parma, dove era anche guardiano, e come è stato formulato nel suo necrologio, evangelizzò lì il popolo che era infettato da idee socialiste. La sua carriera è rapida. Fu eletto ministro provinciale della provincia Santissimi Redentoris, dove rimase in carica 7 anni, poi fu eletto procuratore generale nel 1921. Come formula il suo necrologio, se ipsum in omnibus plebui, exempli in volum operum, in dottrina, in integritate e in gravitate. Morì in carica nel 1923. Il suo successore era Luigi Susa, nato a Curio nel 1872. Anche lui indossò l'abito religioso in tenerissima età. Aveva solo 15 anni. 2 anni dopo, nel 1889, ha fatto professione semplice, poi nel 1892 pronunciò i voti solenni. Fu ordinato sacerdote nel 1895. È stato 2 volte rettore del Collegio Serafico, maestro dei novizi, tante volte definitor, 4 volte ministro provinciale, 10 volte commissario provinciale. Il necrologio fa menzione brevissimamente anche di altre sue opere, per esempio ha edificato il collegio serafico a Verbania, costruito un noviziato a Cameno, ha curato il restauro del convento Vicariensis. Dopo la morte in carica di Callisto Zuccotti diventava procuratore generale nel 1923, morì nel 1941. La loro corrispondenza con ministri provinciali ungheresi dei frati minori è rimasta parzialmente nell'archivio dei frati minori in Ungheria, a Budapest, dove si trovano i documenti della provincia capistrana, e parzialmente nell'archivio storico dell'Ordine dei frati minori qui a Roma, dove si trovano i documenti della provincia mariana. Queste 2 province importanti esistevano in Ungheria dopo la Prima Guerra Mondiale. Ho letto scrupolosamente 10 volumi di materiale a Budapest e 2 volumi a Roma. Nel primo archivio le lettere e le risposte non sempre concordano. I volumi sono a volte incompleti, o meglio, possiamo dire mancano documenti. Nel secondo archivio, solo tra la corrispondenza dei ministri provinciali si può trovare qualche lettera scritte dai procuratori generali. Tutte sono scritte in lingua latina e illustrano bene la situazione post-bellica delle province ungheresi. Dopo aver conosciuto le figure più importanti della mia relazione e la struttura del materiale, vediamo adesso le circostanze ungheresi all'inizio degli anni 1920. O con altre parole, che cosa i procuratori generali hanno dovuto affrontare occupandosi degli affari ungheresi e che tipo di immagine si può dare?
L'Ungheria, che una volta fu parte della monarchia austro-ungarica, fu occupata nel 1918 e 1919 dalle truppe alleate e dalle potenze vincitrici della prima guerra mondiale. I romeni occuparono la Transilvania, i ciechi del Montanaro, un paese montuoso, e della Ruthenia subcarpatica, i serbi, croati e sloveni della Croazia, Slavonia e Vojvodina. Anche la città ungherese, importantissima dal punto di vista dei francescani, come Pécs e Szabadka, furono occupate e furono messe sotto amministrazione provvisoria serbo-sloveno-croata. Dove è Pécs? Sarà importante. Nel 1920, nel Trattato del Trianon, sono stati disposti i confini, ma i confini definitivi si sono stabiliti un po' più tardi. Per esempio, Pécs era sotto controllo militare dei serbi, sloveni e croati fino ad agosto 1921. I francescani ungheresi che vivevano in due province, ho già detto, nella Mariana e nella Capistrana, sono stati toccati anche dal trattato e dalle conseguenze della guerra persa. Molte commenti si trovano fuori dai confini ungheresi e quindi il governo da parte dei ministri provinciali ungheresi diventava più difficile. Ma non solo per quello. Le circostanze dei deplorevoli sono state descritte nelle lettere di Luigi Tomás, il ministro generale della provincia capistrana, al procuratore generale Bernardino Kumpe nel 1920. Ecco, questa è una mappa dopo il trattato di pace di Trianon, Ungheria dopo il trattato del Trianon. E quali sono gli affari? Più volte si riferisce al fatto che nella guerra mondiale Giovanni Carli Francescani, che erano esperti di lingue, scelsero di servire come cattalani militari. Tuttavia, finita la guerra, non volevano più ritornare alla vita monastica perché trovavano quella vita troppo faticosa e dura. Pertanto, tanti di essi chiedono la grazia a diventare preti secolari o diocesani, che significa che cercano un vescovo disposto a riceverli nella loro diocesi. Un episcopus benevolus. Luigi Tomás appoggia queste istanze perché non vuole che questi padri infettino di questo spirito l'ordine. L'altro oggetto frequente delle sue lettere e la mancanza di denaro. La provincia capistrana dei frati minori aveva denaro dalle donazioni per le messe, ma il capitale dopo la guerra per coprire le spese militari fu totalmente sfalcato. È rimasto però l'obbligo di celebrare le messe, circa 600-700 per convento. Vi potete chiedere, ma non ci possono essere ulteriori donazioni per delle messe? Purtroppo la situazione non era così facile. La gente si è impoverita e, come è chiaro dalle fonti studiate, i francescani hanno finanziato breviari, indulgenze, dispense, spesa di viaggio per il capitolo generale, eccetera, celebrando messe, secondo le intenzioni dei donatori. Quindi il numero delle messe aumentava sempre di più e c'erano tanti obblighi. Nel giugno 1920 Bernardino Kumpe ha scritto che bisogna rivolgersi alla Santa Sede per la rimozione delle messe. Ha accennato anche alla necessità di scindere l'elenco dei donatori e delle obbligazioni insieme con il reddito delle fondazioni suddiviso per conventi. Nell'agosto 1925 Antonio Umbari, il nuovo ministro provinciale della provincia capistrana, scrisce a Luigi Sussa per rinnovare la riduzione precedente. Lui scrive che loro sono sempre poveri. Nel 1919 non hanno potuto accettare nuovi novizi per mancanza di stoffa.
Almeno questa era una delle ragioni. Da giù è comprensibile l'altra domanda, ben più comune dei provinciali. Se non ci sono nuovi novizi nel 1919 e molti scelgono di tornare allo stato laicale o secolarizzazione nei diocesi come preti secolari, c'è mancanza di sacerdoti francescani e quindi devono essere ordinati anche quelli che non hanno l'età canonica. Questo è diventato un uso comune. Ogni procuratore ha dovuto occuparsene, ma la secolarizzazione ha avuto luogo anche perché alcuni religiosi non volevano adattarsi alla riforma dell'ordine. Dopo la colla Felicitate Vagam di Leo XIII, il 1897, il convento di Sueno era dedicato ai monachi che non hanno voluto vivere secondo la riforma. Ma nel 1921 il vescovo della diocesi ha segnalato al ministro provinciale che lui ci vuole sacerdoti che vivono una vita meno mondana. Il padre provinciale ha deciso di riformare il convento, ma i tre padri che lì hanno vissuto non hanno voluto rimanere e hanno chiesto di diventare preti secolari in una diocesi con raccomandazione favorevole e urgente del provinciale. La guerra ha portato anche altri inconvenienti. Come potete vedere nella mappa che ho mostrato, Pince era stata trasferita fino al 1921 sull'altro lato della linea d'avancazione. Per caso vi era situato il noviziato della provincia capistrana dei Frati Minori. Luigi Tomasz ha chiesto attraverso Bernardino Pumpe alla Santa Sede il trasferimento temporaneo del noviziato nel convento di Eger e se i servi lasciano Pitch con le loro truppe, i novizi possono continuare i loro studi là. A questo vogliono unirsi i novizi della provincia mariana perché hanno perso la loro domus studiorum. Grazie all'intercessione del procuratore generale, loro hanno ricevuto l'indulto per trasferire il noviziato a Eger per 3 anni, ma nel luglio 1922 il capitolo della provincia capistrana dichiara che a causa del giardino e altre ragioni il convento di Eger non è idoneo a educare o educarci i novizi. Quindi Luigi Tomasz chiede a Callisto Zuccotti di intercedere che il noviziato venga trasferito a Secce. Così il noviziato era Pece, poi a Eger, poi a Secce. Un terzo convento che ha funzionato fino alle Unioni Ordinis come noviziato. Nel frattempo, nel 1921, le truppe serbe hanno lasciato Pece, ma il noviziato clericale non era stato rilocato da Secce a Pece, come aveva chiesto. Tuttavia i francescani hanno voluto usare il convento di Pece per educare i novizi laici e per questo il provinciale ha scritto una lettera al procuratore generale. Questa domanda fu accolta. Mancavano anche frati laici nell'ordine dopo la guerra mondiale e Luigi Tomasz non ha voluto mescolare l'educazione dei novizi clerici con l'educazione dei novizi laici. Particolarmente sentita la mancanza, per esempio, di cuoci. Altro sintomo della guerra, i bambini rimangono orfani senza padre e hanno fame. Le lettere che ho studiato offrono uno sguardo sui forzi caritativi iniziati dal console generale dei Paesi Bassi in Ungheria per migliorare la salute di questi bambini attraverso dei viaggi di vacanza nei Paesi Bassi. Le famiglie olandesi che li ospitavano davano loro cibi e abiti. Il progetto originale prevedeva che questi bambini rimanessero per qualche mese, ma alcuni di loro sono rimasti molto più a lungo. Per loro era necessario un interprete e un insegnante.
Uno dei padri dell'ordine, Paulus Crotti, che parlava molte lingue, era stato capellano militare durante la guerra e si era occupato anche della cura spirituale dei soldati feriti nel nosocomio in Anatolia. In seguito ai disordini pubblici, non ha potuto ritornare a Ungheria. Così, prima risiedeva a Vienna, poi in Baviera, poi a Paderborn. Finalmente, nel 1921, si trovava in Olanda, precisamente a Haga, e si occupava di traduzione della cura pastorale dei bambini. Parallelamente, il ministro degli affari esteri di Ungheria desiderava che lui si occupasse del consolato ungherese dell'Aia. Non doveva farsi coinvolgere nella politica, ma lavorare sui affari economici. Luigi Tomasz chiede a Bernardino Stumper di implorare il permesso per Paolo Scrotti affinché potesse rimanere là e potesse accettare l'invito del ministro. Soprattutto questo non sarebbe stato in conflitto con gli statuti dell'ordine. Sarebbe stato un beneficio per l'Ungheria e le sue attività sarebbero state un'opera per i frati minori, un tipo di moneta. Scrotti ha ricevuto l'implorato permesso. Un altro significativo evento della storia dei francescani ungheresi, che giustamente diventa un vanto dell'ordine e che Papa Benedetto XV ha nominato István Zavarec vescovo titolare e l'invercario castrense dell'esercito nazionale ungherese. Questo evento appare anche nella corrispondenza del procuratore generale e del ministro provinciale nel 1920, dove si parla anche della possibile secolarizzazione del Zavarec. Vi poteste porre la domanda: perché voleva diventare prete secolare? Lui non voleva, ma voleva così il primato di Maria. Quando, nell'inizio dell'anno 1920, Miklós Horthy prega il primato di Ungheria di promuovere la nomina di Zavarec a vicario castrense, l'Ungheria si trovava in difficoltà economiche e prosperiche. Il denaro che c'era era già impegnato per altre opere urgenti. Il governo e la Chiesa Cattolica in Ungheria avevano una relazione amichevole. Il governo aveva costruito la sua propaganda sul pensiero cristiano e nazionale. Quindi la Chiesa Cattolica non ha voluto caricare lo Stato con il pagamento del futuro vescovo, ma intendeva trovare una soluzione da sola, usando le proprie risorse. L'arcivescovo di Agria, consultandosi con il suo capitolo, prometteva di dare proventi regolari come canonico del capitolo e così il problema sarebbe stato risolto. Ma ai frati minori non è consentito avere delle proprietà e non possono neppure accettare ad avere benefici. Così il primato d'Ungheria chiese al Santo Padre la grazia di permettere che István Zavarec diventasse prete secolare o diocesana. Con la dispensa dal canone 642, che era allora in vigore, Zavarec avrebbe potuto avere i benefici. Ma il Santo Padre non ha soddisfatto la richiesta, perché il ministro generale non l'ha dato il consenso. E proprio qui noi possiamo scoprire il ruolo del procuratore generale, che in qualità di delegato generale ha scritto al segretario di Stato Pietro Gaspari il 3 marzo 1920 e chiedeva informazioni sull'opinione del ministro generale. Dunque, padre Zavarec rimaneva membro dell'ordine, come vescovo titolare e vicario castrense. Il suo sostentamento era risolto dal capitolo di Agria con un assegno annuale. L'ordine ha ricevuto un vescovo titolare che era utile per loro, per le ordinazioni. Inoltre, nella vita dell'ordine era importante anche la cura pastorale.
come ci risulta dalla corrispondenza dei procuratori generali con i provinciali, loro hanno tenuto missioni interne, hanno insegnato la regione, hanno assunto la gestione del santuario di St. Wood nel 1924, dopo il pellegrinaggio in Ungheria, hanno anche negoziato per stabilire benefici parrocchiali dei 18 conventi nella provincia pakistana, 13 hanno parrocchie nel 1925. Hanno negoziato per stabilire benefici parrocchiali, imploravano infatti alla Santa Sede di poterla accettare. Per esempio Sovolko era una di queste nel 1922, fuori confine, ed una Furter l'altra nel 1924. Nel 1924 Luigi Sussa, in qualità delegato generale, ha spiegato il modo giusto per erigere una parrocchia con assistenza spirituale dell'ordine. Prima di tutto, l'ordinario deve dichiarare che concede per sempre o ad utum sancte seris ed ad urna miris la parrocchia all'ordine, poi si fanno le trattative tra l'ordine e l'ordinario diocesano, durante la quale devono essere fissati sia il mantenimento della futura parrocchia che la sovvenzione del futuro parrocco. Il progetto di accordo deve essere esaminato dai definitori generali e poi, se loro lo accettano, il tutto può essere mandato alla Santa Sede per l'approvazione. Luigi Tomás si rivolse a lui in qualità di procuratore generale per ottenere il permesso di accettare la parrocchia di Knopfelberg, dopo che dall'ordinario diocesano aveva ottenuto la facoltà della congregazione del Concilio ad erigere il parrocchia ad utum sancte seris. La cura pastorale non era sempre facile, soprattutto dopo sono state smembrate le province, staccati i conventi e con loro i religiosi dalla provincia ungherese. La cura pastorale non era sempre facile, soprattutto dopo sono state smembrate le province e staccati i conventi e con loro i religiosi dalle province ungheresi. Dalla provincia capistrana, nel marzo 1924, vengono staccati 3 conventi. Le 14 case slovacche si adoperavano anche esse per rendersi provincia indipendente dalla provincia mariana ungherese. Loro hanno scritto al procuratore generale Bernardino Klumper nel marzo 1920 in favore di questa idea. E già nel maggio 1920 è stato organizzato un commissariato dipendente dalla provincia mariana per questi conventi. Infine, nel 1923 era costruito da questi conventi una provincia indipendente nella Slovacchia, del quale Luigi Sussa ha dato notizia. Non tutti i padri si sono sentiti bene all'interno delle province formate in modo diverso e separati dai confratelli. Uno dei frati, per esempio, nell'agosto 1924 ha deciso di chiedere il permesso al suo superiore di andare per una settimana a Budapest dalla Romania per visitare la madre, ma non ha voluto poi ritornare a Romania. Quindi il procuratore generale ha dovuto occuparsi del permesso per lui di rimanere in Ungheria. Il resto dei documenti studiati trattano, per esempio, l'alienazione delle risorse, la conversione di uno dei candidati al noviziato dal rito greco al rito latino, la licenza di vivere fuori dal convento per un monaco e di partecipare nella cura di anime nella diocesi di Eger, eccetera. Come abbiamo visto, i procuratori generali hanno un campo d'attività vasto e le province ungheresi hanno le loro speciali esigenze derivate principalmente dalla loro situazione dopo la sconfitta bella e dopo il trattato di pace. Questi religiosi, i procuratori generali, hanno quindi fatto valere gli interessi dell'ordine dinanzi alla Santa Sede e quindi
Il loro era un ruolo che potremmo chiamare oggi di agenti dei frati minori. Grazie per la vostra cortese attenzione.